La nuova ordinanza sul coprifuoco in Lombardia divide i cittadini di Magenta. L'obbligo di rientrare alle 23 nelle abitazioni viene visto da molti come una misura necessaria per contenere il contagio, ma c'è anche chi lo considera una forzatura che rischia di penalizzare tutti. Da un certo punto di vista va bene, nel senso che limitare un pochettino la circolazione può essere un segnale importante per evitare che il contagio dilaghi. Certo, ci sono delle problematiche in ambito economico, ripercussioni, e quindi si spera che se faccia una scelta da un certo punto di vista si dia un sostegno anche a chi poi potrebbe avere delle difficoltà economiche in questo senso qui. Io il coprifuoco lo farei alle 21 e sabato la movida chiusa. Come mai? Perché c'è troppa gente ignorante che non mette le mascherine e si propaga il contagio. Ma se tutti rispettassimo le misure, non c'è bisogno di grandi coprifuoco. L'importante è mettere la mascherina, lavarsi le mani e il distanziamento. Perciò mi sembra già una cosa abbastanza corretta. Quindi il coprifuoco secondo lei si potrebbe anche evitare? Beh, se tutti rispettassero, sì, si potrebbe. Sono proprio contrario in tutto questa politica, perché hanno avuto tempo per 8 mesi appunto per organizzarsi e fare, non vedo perché adesso continuano così ad improvvisare. Secondo lei insomma è una misura che rischia di penalizzare molto? Tutti, dai cittadini, pensionati, commercianti a tutto, quindi è un modo appunto secondo me di improvvisare, si cerca di fare un qualcosa senza sapere esattamente a cosa si va incontro. Perché in 8 mesi non hanno fatto ancora niente. Senza valutare neanche gli effetti. Esatto, sì. Si sono concentrati tutti sui banchi a rotelle, sui monopattini, mentre i lavoratori niente, nulla. Ma guardi, io ero a Milano domenica sera al ristorante, c'era un bel controllo dentro nel ristorante, c'era la reazione giusta, eravamo staccati come tavoli, c'era in giro poca gente. Io li chiuderei alle 24, io però. Perché ovviamente chiuderli prima potrebbe voler dire insomma problemi economici. No, va di mezzo tutta l'economia, di nuovo, e non è il caso, perché già a Milano, dopo io l'ho girata perché dovevo portare a casa i miei nipoti, c'era pochissima gente.